Salve a tutti. Ciao. E buon Natale da Tokyo. Buon Natale. Eccoci qua, il nostro viaggio parte qui da Ginza. Non vi faremo vedere solo Ginza ma altre location qui della zona. Ginza è uno dei quartieri principali di Tokyo, sicuramente il più lussuoso, pieno di luci. Guardate qua, con Yuri che tenta di venire dietro. Facciamo questo video per augurarvi buon Natale e per farvi vedere un po' di atmosfera natalizia in questa città, anche se in Giappone il Natale come in Italia non c'è. Vedete qui dietro di me? Questo è il negozio flagship di Hermès qui a Tokyo, costruito dal nostro Renzo Piano, un architetto che non c'è bisogno che vi dica chi sia. E vedete qua delle persone che prima hanno fatto la fila, prendono il biglietto e poi giocano a questi giochi direttamente sulla facciata di Hermès. Fantastico, e ora ve lo facciamo vedere. Gioco cominciato, guardate. E lo controllano da qui. Qui c'è il joystick e il pulsante. Qui sopra giocano. Perfetto. Che figata. Distrutto. Vincono qualcosa. Queste sono le cose che si vincono per darmi un piccolo regalo. Che è Shoami? Quello che hanno giocato, il nome di chi hanno giocato. Ah, ok. Sbocunai? Bellino. Vuoi giocare? Sì. Prendiamo un biglietto. Se prendi il biglietto ora, che ora lo facciamo, Ale? 21:30 e... Che ore sono adesso? 6. Le 6. Secondo te io sto qua fino alle 9:30 per giocare qui? Dopo cena. Una cosa importantissima che non vi ho detto è che in quest'area qua, ma veramente una cosa eccezionalmente importante per me, una volta in tutta questa metratura sorgeva il Sony Building, il Fu Sony Building. È un peccato. Guarda che c'è qua, questo è Armani Ginza Tower, che ci abbiamo fatto qua. Mi ha fatto proposta. Proposta di che? Di matrimonio. Dove siamo qui? A incrocio di Yonchome. Yonchome, l'incrocio principale di Ginza, è uno dei posti più famosi di Tokyo. Guardate qua la sera, bellissimo che è, e soprattutto palazzo vestito a festa per Natale, eccolo qua. Questo qui è dove è il Sony Building, dove c'è la sede, dove c'è lo showroom della Nissan. No, il Sony Building, scusate, il Sony Store. Ecco qua. Con tanto di musica seria, perché è in vendita la colonna sonora di Bohemian Rhapsody. Speriamo che il content di non me la prenda. Ed ecco quell'albero di Natale con We Are The Champions sotto. La conosci questa canzone, sì? Eh? Sicura? Andiamo. Mikimoto delle Perle, la piazza sempre piano. Ed ecco qua l'albero di Natale secondo Mikimoto. Bello tra l'altro, eh? Eh? Hanno rifatto questo palazzo nuovo, poi prima l'aveva albero ogni anno, molto bello, grande, però ora fanno così. Vuoi qualcosa da Mikimoto? Ma no. No, andiamo via, vai. Anche Bulgari non scherza mai, guardate qua. Bellissimo. Bellissimo sempre il serpentone. Dove siamo qua? A Tanaka. Tanaka di Ginza è il gioielliere più famoso che c'è qua. Ed ogni anno che fa? Albero. Albero come? Facci vedere. Entriamo dentro, facci vedere, facci vedere. Preziosissimo. Preziosissimo. Oh. Questi sono i piatti Zijan della batteria. Quanto vale? Non c'è scritto, sono 60 piatti. Allora, questo qui non è oro, però è color oro. Quello che quest'anno hanno fatto tutto d'oro è, facci vedere qui dietro cosa c'è, questo violino qua. Ovviamente l'anima dentro è legno, credo, no? Comunque è ma tutto oro? Anche dentro? Anche Stradivari. Sì, no. Sì, non lo so, questo qui, questo è modello di Stradivari, vale 1.150.000.000 di yen. Ecco qua, che sono circa 1.200.000 euro, più o meno, per 14 kg d'oro 24 carati. Eccolo qua, modello fatto su violino Stradivari. Dove siamo qui? Shiodome. Siamo a Shiodome e adesso andiamo in un centro commerciale, si chiama Caretta. Guardate che, so che il nome fa ridere, è uno dei posti più famosi qui a Tokyo per le luminarie, giusto? Mi piace un sacco anche a me. Tanto guardate qua, più avanti nel video ci sarà un bonus track
in cui sono con Mangaka 96, e quella parte di video lì è stata registrata con la RX 100 Mark III vecchia, quindi non sarà così bella come questa. Siamo arrivati? Vai, andiamo. Mi torna anche bene con la musica. Bello, è vero qua. Bello. Adesso c'è lo spettacolo. Ha fatto tutto lo spettacolo con le musiche Disney, che purtroppo non vi posso mettere sicuramente, perché se no prendo vari copyright. Ti sei emozionata con le principesse Disney? Oh no, no? Emozionata no. Era per Miwa, Miwa se veniva Miwa, eh? Volevo venire con Miwa anche. Poi dicevano che anche la Pensel lo fanno, la Peronzolo. Okay. La Peronzolo. Adesso era solo Frozen. No, però settimana prossima la Peronzolo. Ok. Guarda bello che è, guardate bello che è per l'ultima volta. Bello, eh? Bello. E qui invece siamo a Shibuya con un ospite in questo video. Ciao ragazzi. Mangaka 96, Luca. E vi facciamo vedere qualcosa qui da Shibuya. Questo è il cane, Chico, e queste sono le luci che sono qui intorno. Adesso vi faccio vedere qualche altro pezzo di qua di luce a Shibuya, laggiù in fondo. L'albero di Natale digitale sull'incrocio. Andiamo, guarda qua, bellissimo l'albero finto. E adesso ci dirigiamo nel mezzo. È la prima volta che qualcuno fa vedere un video dell'incrocio di Shibuya su YouTube. Sono sicuro che non l'avete mai visto. Però dai, sempre bello, dai. 109. Eccoci qua arrivati, e questo tutti gli anni cambia. Quest'anno è così. Eccolo qua. E qua siamo tra Omotesando, Harajuku e Shibuya. Guardate che roba, siete pronti? Qui sono 200-300 metri, tutto così, anche di più. Ora, se riesco a recuperare il bilanciamento del bianco, sappiate che è blu e non viola come si vede, però vediamo un po', è leggermente viola. Andiamo avanti, adesso vi faccio vedere. Eccoci qua, camminiamo adesso. Sai che purtroppo, Luca, purtroppo non rende molto, cioè si vede meglio dal vivo che in video. È allucinante, sì. Dal vivo, cioè, sì. Spero che in video un po' renda, perché è veramente assurdo. È bello, sì, assolutamente. Oh, sì, ma sì. Questa ho appena diviso una coppia, sì, esatto. Bellissimo, dai. Vabbè, Luca, che è la terza volta che viene a Tokyo, commento. È incredibile, sì, non ho mai visto una roba del genere in tutta la mia vita, sono onesto. Com'è Tokyo, ti piace? L'adoro Tokyo. Tokyo, bellissimo. Ne parlavamo prima, per l'appunto. Il posto preferito al mondo, quindi. Andiamo avanti, è bello qui. Poi qui, quando è sotto Natale, poi è sempre ballano, particolarmente bello. Ballano e si fanno anche male, tra l'altro. Guardate che spettacolo, vabbè, bello veramente, dai. Devo dire che forse me l'ha preso bene. Vedrò di recuperare il colore originale, perché non è facile prenderlo. Però questo è veramente, è blu, veramente bello. Intenso. Sì, è blu intenso. Tipo il blu del PlayStation. Quando sì, c'è il blu della PlayStation 4, della PlayStation 2. Insomma, il blu classico di PlayStation, il blu elettrico eccezionale. In realtà sono tutti LED riciclati dalla PlayStation. Sono tutte PlayStation rotte, vero? Esatto, sì. 200 milioni di PlayStation sì, rotte. Sì, sì. Da questo posto è tutto. Non so se non credo che nella prossima location ci sarà Luca, perché questo video è fatto su più giorni. Ci vediamo. No, ci vediamo niente. Andiamo alla prossima location. Ciao, saluta. Ragazzi, ciao. È stato un piacere. Alla prossima. Cambiamo luogo e anche giorno. Qui siamo dentro Kitte. Sapete che vuol dire Kitte in giapponese? Che vuol dire Kitte in giapponese? Francobollo. Perché questo grande magazzino, scusate la due volte grande, era la sede delle poste giapponesi. E questo qui è il Natale, qui dentro Kitte, che vuol dire appunto francobollo. Cioè il pupazzone di neve e queste decorazioni qui dentro. Vedete che spero che si vedano. Faccio un po' di zoom, così magari vedete il kirakira giapponese. E kirakira, eccolo qua, kirakira vuol dire la brillantezza, che sbrilluccica. Vedete, questo albero cambia colore a seconda della luce che viene proiettata. Adesso è color momiji, eccolo, adesso è diventato viola fiorentina. Scusate la battuta, purtroppo.
Invece te ti piace il viola, sei anche per la Fiorentina tra l'altro. Un po' per la Fiorentina? Molto. È una battuta, che persone di Firenze, fa per ridere, insomma, che fate sempre i clamorosi anche per il calcio, insomma, se sfottò fa parte del gioco. Qui invece dove siamo? Marubiru, che sarebbe per Marunouchi Building. Guardate, questo è fatto tutto di calza praticamente. Sì, un albero fatto a maglia. Guardate qua, ora mi dispiace che è giorno, ma insomma dai, comunque devo dire che rende anche abbastanza bene anche di giorno. Vedete, è tutto fatto a maglia. C'è anche il gomitolone. Bello, devo dire che questo qui mi piace. È bello questo qui. Dico. Un'idea originale, ma comunque simpatica. Piace il Natale? Ma ne... Che ti piace del Natale? Niente, perché non ce l'avete in Giappone. Mi piacerebbe stare in Italia. In Italia, anche a me, però siamo qua. Shoganai? Non c'è niente da fare? Grazie per aver visto questo video, queste erano le luci di Natale, l'atmosfera natalizia qui a Tokyo. Abbiamo fatto questo video negli scorsi giorni per augurarvi un buon Natale, oggi che è il 24 dicembre, giusto? Hi. Di qualcosa anche te? Hi. Niente, anche comunque oggi è il 24 dicembre anche in Giappone ovviamente ed è festa nazionale. Perché? Perché il 23 dicembre è il compleanno dell'imperatore. Siccome il compleanno dell'imperatore, che è appunto festa nazionale, cadeva di domenica, la festività scala al giorno dopo, quindi oggi non è vigilia di Natale in Giappone ma è festa nazionale. Quello che volevo far capire però è che in Giappone oggettivamente il Natale non esiste. Il 24 dicembre è un po' la festa un po' della famiglia, ma più che altro degli innamorati. Stasera vanno tutti a cena insieme e soprattutto c'è questa usanza dagli anni 80 per il 24 dicembre di mangiare il pollo fritto di KFC, giusto? Oggi per esempio Yuri è andata al supermercato perché oggi abbiamo fatto un pranzo qua a casa nostra con Daniele, che sta tenendo appunto la telecamera in mano, e voleva prendere degli addobbi. Vuoi comprare qualcosa da mettere sopra il tavolo e oggi che è il 24 dicembre non c'era già più niente. Hanno come già, sempre in Giappone. Hanno già del Capodanno. Hanno già del Capodanno, come sempre in Giappone. In Giappone praticamente è il 1 settembre autunno, ok? Che è Halloween e che dura fino al 31 ottobre. 1 novembre Natale, però il 24 finito. E devo dire quest'anno più che mai sento un po', come dire, non la tristezza però la mancanza di non fare il Natale in Italia. Infatti, come ha scritto un amico su Facebook ieri, quando tu esci qua a Tokyo, comunque grande città, trovi delle bellissime illuminazioni, vetrine addobbate a festa, musichina da tutte le parti, però nessuno che capisce veramente il Natale. Infatti 24-25 finito tutto. È vero che è bello quello che avete visto finora, però sappiate che è solo apparenza, cioè non c'è niente sotto. Oggi ci sono le coppie che andranno nei vari ristoranti qua come coppia, come festa degli innamorati. Tanti giapponesi mangeranno il pollo fritto di KFC ordinato mesi prima, ma poi è finito tutto. Cioè da domani, che è un giorno lavorativo normale, Natale è come se non ci fosse mai stato. E non ci sarà più niente, nessun addobbo, cioè stanotte tolgono tutto. È come quando il 1 novembre diventa Natale, cioè dopo il 31 ottobre, sì sì, il 1 novembre è Natale, dopo Halloween, perché finiscono gli addobbi di Halloween e cominciano gli addobbi. Poi domani inizia... Domani inizia il Capodanno, quindi sarà da tutte le parti Kasari Mochi, che sono praticamente tre pile di mochi che metti in casa che porta fortuna, il Kadomatsu, che sono quei pali di bambù, diciamo tutti addobbati, che stanno alle entrate delle case e dei negozi qui in Giappone per questo periodo. E finito anche il Capodanno, è finito tutto, non c'è neanche l'Epifania, che tutte le feste le porta via, giusto? Tutto finito qua. Miwa ha già preparato la calza. Ha già preparato la calza, sì. E Miwa, se non fai la brava, Babbo Natale non ti porta niente, Non dice niente. Perché così, lo dice sempre. Lo dico sempre, infatti. Grazie per aver visto questo video, mettete mi piace, condividete, buon Natale. Buon Natale. Buon Natale a tutti quanti, grazie per ci seguite sempre così tanto con tanto affetto e niente, buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao.